Carissimi fratelli e sorelle, sono qui ancora una volta a ricordarvi dell'appuntamento domenicale che ormai sta diventando tradizionale con la Santa Messa trasmessa da Telemax, che vogliamo ancora ringraziare, domani alle 10. Vorrei ricordare a me e a voi che domani il protagonista del Vangelo sarà San Tommaso, il nostro San Tommaso, l'apostolo di cui dal 1258 custodiamo le reliquie nella cattedrale di Ortona. A lui dobbiamo essere particolarmente devoti, perché San Tommaso è detto Didimo, gemello di ognuno di noi. La sua esperienza deve diventare la nostra esperienza. Come per lui, anche per noi, non sono sufficienti le parole. Per lui, come per noi, è necessario un incontro personale, ma all'interno della comunità, con il Signore morto e risorto. Anche noi ci dobbiamo confrontare con i segni della passione, le mani squarciate dai chiodi e il cuore squarciato dal colpo della lancia. Dobbiamo confrontarci con queste ferite che, come ricordava Don Tonino Bello, per noi diventano feritoie, cioè delle aperture attraverso le quali possiamo guardare al cielo e possiamo guardare ai fratelli. Attraverso queste aperture si manifesta a noi anche la divina misericordia del Signore. Sono ormai 90 anni che il Signore Gesù, apparendo a Santa Faustina, ha chiesto che la seconda domenica di Pasqua diventi la domenica della Divina Misericordia. E sono ormai 20 anni da quando San Giovanni Paolo II ha effettuato questa cosa, per cui la seconda domenica di Pasqua è diventata anche la domenica della Divina Misericordia. La misericordia divina di cui ha fatto esperienza San Tommaso possa essere un'esperienza che anch'io e anche voi possiamo fare all'interno della celebrazione, ma ogni giorno della nostra vita. La misericordia divina, l'immenso amore che il Signore ci manifesta, ci accompagnino, non perché siamo particolarmente bravi, ma perché siamo figli amati del Padre. Allora prepariamoci a vivere questa Eucarestia in attesa di poter tornare a celebrare tutti quanti insieme nelle nostre chiese, nelle nostre comunità.